Jake Bug, Lightning Bolt, e noi siamo rimandati in Radio 2 come un Lightning Bolt fino alle 20 insieme a voi. Vi stiamo chiedendo quella di raccontarci quella volta che avete sbroccato male con qualcuno al 348 7300 200, sms e whatsapp, tipo questo meraviglioso sms di un numero che finisce per 930. M, punto M, continuate così. Se invece ce li volete raccontare a voce, esatto, fate 800 800 002, noi siamo qui che vi ascoltiamo. Ma oggi è stato un giorno contrassegnato dai discorsi in Senato, discorsi che però avevano sia una parte verbale molto evidente, chiara tutta, e anche una corporea, e anche fisica, una corporea non verbale, sguardi che si incrociano, braccia che misteriosamente si incrociano, mani che toccano spalle, sguardi, esatto, bassi, no, fatti col ditino. Noi già non capiamo niente di politica, figurati di comunicazione non verbale. No, assolutamente. Per questo chiediamo un esperto, come sempre, ovviamente. Vai. Siamo qua apposta. Esatto, sì. Per lanciare l'ospite facciamo sempre così, capito? Ho capito. Per questo abbiamo un esperto di comunicazione e linguaggio del corpo e public speaking. È con noi Francesco Di Fante. Buonasera! Ciao Luca, Davide, Federico e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, innanzitutto applauso. Perché... vedete che è bravo questo qua, perché ha detto vado da questi, imparo il loro nome. Esatto. È uno dei pochissimi che ha capito che siamo in tre e non in due. Allora, secondo me, grazie alle sue capacità, ci ha guardato in faccia attraverso la radio e ha scoperto i nostri nomi. Senti, come Francesco. Si può capire, Francesco Di Fante, esperto di comunicazione e linguaggio del corpo, che stai... diciamo non sopportando tanto quello che è accanto a te, c'è un segno chiaro di questo stato? Sì, oggi c'è stato appunto le braccia incrociate che hanno fatto da padrone, assolutamente, Nata, l'avete già citate, Di Maio ha passato quasi tutto l'intervento di Salvini con le braccia veramente a tartaruga, era rinchiuso su se stesso, mentre sghignazzava quando Conte appunto ha sbroccato male, come avete detto voi, a Salvini. Invece quello è stato un momento iconico, direi. A me ha stupito un po' quando Conte all'inizio del discorso ha appoggiato la mano sulla spalla di Salvini. Cosa significa? Dominio? Cioè, non è un io mi immagino che sia un gesto di apertura nei confronti di Salvini. Beh, sicuramente è un gesto di contatto, quindi indica disponibilità verso l'altra persona. Dall'altro lato è come dire anche però, attenzione, sto per dirti cose abbastanza pesanti da un punto di vista professionale, non ce l'ho con te magari sul piano personale, può essere anche un, come dire, ammorbidire un pochino la mazzata che stava arrivando. Da casa prendete appunti, perché stasera dovete dire a vostra moglie o vostro marito qualcosa di sconveniente, mano sulla spalla e poi partite. Francesco Di Fante, esperto di comunicazione, sentiamo una canzone e poi torniamo e parliamo un po' di, insomma, di linguaggi non verbali sul mondo del lavoro. Abbiamo Post Malone. I rimandati, Radio 2, Post Malone featuring Young Thug, Goodbyes, e noi siamo qui fino alle 20 e siamo al telefono con Francesco Di Fante, esperto di comunicazione, linguaggio del corpo e public speaking, per parlarci un po' della giornata di oggi, un po' convulsa a livello però non politico ma comunicativo. Esatto, da un punto di vista di comunicazione non verbale, degli atteggiamenti, dei modi di fare del corpo. Francesco, oggi secondo te in Parlamento chi era più a suo agio? Beh, a suo agio erano ben pochi, devo dire, oggi, però forse tra tutti gli seguaci del PD sicuramente, perché erano quelli che avevano tutto da guadagnare, no, in fondo, se vogliamo. Infatti hanno manifestato molti meno segnali di disagio delle altre compagini. Quali sono, i segnali di disagio tipici? Braccia incrociate, sguardo braccia basso? Braccia incrociate, abbiamo detto, poi anche appunto Salvini durante il rimbrotto di Conte aveva spesso lo sguardo basso, si mordeva anche il labbro, chiaramente, segnale di tensione e di disagio, e a volte guardava in alto come per evitare la pressione di Conte, perché Conte non solo lo guardava ma aveva il corpo orientato verso di lui, certo. Quindi era molto diretto anche dal punto di vista corporeo l'attacco che gli stava facendo, e lì Salvini, come chiunque altro, insomma, subisce, perché ce l'aveva veramente accanto, no, come abbiamo visto. Ecco, quindi sono tanti segnali di disagio sicuramente. Può essere importante anche il fatto che Conte fosse in piedi e Salvini seduto, cioè anche per una questione di dominio fisico? Certo. Beh, noi insomma siamo un po' scimmie nude, no? Apparteniamo al mondo animale, quindi soffriamo anche di questo tipo di dominanza, l'attacco dell'alto verso il basso da sempre, è stato, diciamo, abbastanza pericoloso. Sì. Dal punto di vista della prossemica, qual è la differenza nel fare un discorso su Facebook, sui social, o fare un discorso davanti invece al Parlamento?
Sicuramente avere tante persone può mettere pressione, come il public speaking in generale, no? Però ovviamente i politici sono abituati, però è vero che una distanza troppo corta, come appunto Conte che rimbrotta Salvini a meno di mezzo metro, quindi entrando dentro la sfera personale, lì l'attacco è anche molto molto sentito a livello corporeo, il nostro cervello reagisce certamente. Usciamo un attimo dalla politica, perché tu sei anche autore di alcuni manuali, tra cui uno dal titolo meraviglioso Come riconoscere uno stronzo al primo sguardo, edito da Newton Compton. Ecco, abbiamo poco tempo, ma ci vuoi dire due elementi per riconoscere uno stronzo al primo sguardo? Cito il titolo del tuo libro, quindi insomma. Sì, sì. Allora, eccessiva disponibilità se la persona non è stata mai così disponibile, no? Quindi una persona dice carissimo, che bello, non l'ha mai fatto. Aia. Prima cosa, oltretutto anche il sorriso falso sì. È quello che implica solo la bocca e non implica i muscoli intorno agli occhi. Quando cosa bisogna fare in quel caso? Bisogna scappare immediatamente? Meglio evitare. E anche persone che appunto mentre ti chiedono un favore magari ti mettono la mano sulla spalla, eccolo, molto spesso è un segnale, come dire, per dire ti voglio imbonire ma ti sto per chiedere qualcosa di oneroso. Quindi alcuni piccoli atteggiamenti, come tanti che si trovano nei miei manuali, sicuramente si possono prevedere e individuare in tempo e ovviamente anche fuggire per tempo. E come si capisce chi mente? Beh, la menzogna è anche quella, è un campo che ho approfondito parecchio. Ci sono tantissimi segnali di menzogna sia nella voce che nel corpo. Parlando di alcuni, per esempio, non tutti sanno che il contatto visivo è importante non solo quando si evita il contatto visivo, forse si sta mentendo, ma anche quando si fissa troppo l'interlocutore, perché si sta controllando che ci caschi, che ci creda. Quindi attenti anche a chi vi fissa troppo, potrebbe mentire. È difficile però mentire. Esatto. Ringraziamo davvero Francesco Di Fante, esperto di comunicazione, linguaggio del corpo e public speaking, e un abbraccio alla sua compagna, perché insomma deve essere difficile. Deve essere difficile. Esatto, sì, sono esperto subito. Così. Quindi davvero un abbraccio, le vogliamo davvero bene. Grazie a voi, un abbraccio. Un abbraccio, ciao. Ciao. Anna Oxa, un'emozione da poco. Addirittura. Sì.